Buonasera e grazie per essere venuti sfidando le intemperie, il virus e le strade di Roma, che in questo periodo sono molto intasate perché tutti prendono la macchina. Pinocchio e Collodi è un libro che è diviso in tre parti. Nella prima parte parlo della biografia di Collodi. La seconda parte è dedicata a un'analisi di Pinocchio, del testo, delle avventure, e una terza parte è dedicata agli artisti, scultori, naturalmente illustratori, perché Pinocchio nasce come libro illustrato, ma dopo la prima edizione, quella di Enrico Mazzanti, ci saranno tantissime nuove edizioni illustrate che poi vi farò vedere in parte e alla fine mi sono occupata del cinema e del teatro. La copertina, in copertina c'è la fotografia di un Pinocchio che è attualmente in cartellone a Tokyo, in Giappone, e resterà in cartellone per parecchio tempo. È uno spettacolo teatrale tratto dal testo originale di Collodi e che è stata con la regia di una regista italiana che si chiama Teresa Ludovico, con cui c'è stato un incontro particolare. Ecco, quando uno trova sulla sua strada Pinocchio, può succedere che capitino delle cose un po' strane. Alcuni di questi aneddoti ve li vorrei, o di queste cose che mi sono capitate, vorrei raccontarvele via via. Con Teresa è successo questo, che me l'ha raccontato lei, che ha trovato a Napoli, lei è di Bari e dirige il teatro Kinset di Bari, ha trovato a Bari, a Napoli, su una bancarella il mio libro. Quando l'ha letto ha detto: ecco, ora posso fare Pinocchio. E ha realizzato Pinocchio in Giappone, per cui questa copertina non è la scelta, non nasce da una scelta così casuale di una fotografia che mi è piaciuta, ma da un legame che si è stabilito prima a distanza e poi ci siamo incontrate e mi ha rilasciata anche un'intervista, parte della quale ho poi messo in questo libro, perché ha spiegato molto bene come è riuscita a far diventare Pinocchio un testo giapponese, scegliendo un simbolo che è molto legato a Pinocchio, cioè il simbolo dell'albero. E in Giappone, naturalmente, l'albero per eccellenza è il ciliegio, quindi lei ha giocato proprio su quest'amore che i giapponesi hanno per il ciliegio, anche se il legno di cui è fatto il burattino giapponese è sempre pino, un legno di pino. È molto interessante questo Pinocchio giapponese, perché in Giappone l'ultima parte del romanzo, che è stata poi trasferita in opera teatrale, l'ultima parte del romanzo è molto sentita, quella parte che invece in Italia non viene digerita ancora, nonostante sia passato così tanto tempo dall'uscita del libro, non viene ancora digerita e viene sentita come un finale che non va bene, mentre in Giappone il fatto che il figlio si dedichi al padre anziano e che quindi la trasformazione del burattino in essere umano, in bambino, avvenga dopo il sacrificio che il burattino compie, perché non so se vi ricordate che dopo essere uscito dal ventre del pesce cane, approda su una spiaggia, c'è una capanna poverissima e Pinocchio deve darsi da fare, deve lavorare per far sopravvivere il padre che ha salvato, portandolo sulle spalle a nuoto. E quindi c'è questo finale che ad alcuni in Italia è sempre sembrato un po' posticcio, tant'è vero che qualcuno addirittura è arrivata a dire che non l'aveva scritto Collodi. E io sono molto polemica rispetto a questa tendenza che ho sentito essere presente in Italia, perché in effetti
Che cosa sarebbe Pinocchio se non riuscisse a trasformarsi, a diventare un bambino? Resterebbe inchiodato nella dimensione del burattino manovrato da altri. Ecco, perché si può pensare che questa è la situazione migliore per Pinocchio? Pinocchio finisce come tutte le fiabe. Le fiabe finiscono con e vissero per sempre felici e contenti. Noi non sappiamo che cosa succederà dopo. Così fino anche il testo di Collodi finisce con una fine che permette un'uscita da una situazione che poteva sembrare bloccata. Pinocchio diventa una persona, un bambino per bene, e Geppetto si trasforma anche lui insieme a Pinocchio, perché Geppetto diventa un arzillo, un anziano arzillo e felice, che è in grado di creare delle bellissime cornici con degli uccelli che sembrano quasi vivi. In realtà, quindi, si trasforma Pinocchio, ma si trasforma anche Geppetto, che in effetti è il grande creatore fin dall'inizio, perché lui che ha dato vita a questa straordinaria marionetta, però nessuno, nemmeno lui, se n'è reso conto. Cioè, lo stesso Geppetto non si rende conto di avere dentro di sé un artista di genio. Quindi proprio questo fatto che il finale porta a questa conclusione, secondo me, è straordinaria. È straordinario. Un artista italiano, un regista ma anche attore, Marco Baliani, che forse voi avrete sentito nominare, che ha fatto un bellissimo Pinocchio nero, che è venuto anche qui a Roma, ha messo in scena Pinocchio con i bambini e i ragazzi di strada di Nairobi, in Kenya, che venivano chiamati spazzatura. Erano i bambini abbandonati che sopravvivevano sui mondezzai delle discariche della città. E lui ha cominciato, perché faceva lavoro di volontariato nel terzo mondo, e ha cominciato a lavorare con questi ragazzi. Gli ha proposto, per caso, così, poi i casi sono molto particolari, proprio Pinocchio, e si è accorto che i ragazzi reagivano in un modo estremamente positivo, perché si identificavano completamente nel bambino che aveva fame, non sapeva dove andare, che si perde. Ecco, e Baliani, che era uno di quegli italiani che sosteneva che il finale non gli piaceva perché il ribelle Pinocchio si adatta, invece dopo questa esperienza con i ragazzi di Nairobi, ha detto che d'aver capito che chi critica quel finale lo fa perché ha la pancia piena, perché chi è povero si identifica invece immediatamente. In effetti un'esperienza simile l'ho avuta incontrando un grande illustratore di Pinocchio bulgaro, Yasin Gyuseliev, che mi ha proprio detto che in Bulgaria, per esempio, è la fame che colpisce molto. In quegli anni, quando io l'ho incontrato, si era usciti appena era appena crollato il muro di Berlino, anzi erano appena crollate le Torri Gemelle, devo dire, però i paesi dell'est erano ancora paesi non colpiti dal consumismo, erano ancora autarchici, così, quindi per loro la figura di Pinocchio era una figura estremamente familiare, tant'è vero che lo consideravano bulgaro. Poi vi farò vedere un'illustrazione di Gyuseliev, che ha cominciato ad illustrare Pinocchio partendo da... gli hanno chiesto di disegnare delle carte dei tarocchi. Quindi il suo Pinocchio nasce prima come carte dei tarocchi e poi come libro illustrato. E ha un'impronta molto particolare, perché Gyuseliev, per ogni figura, per ogni illustrazione, fa emergere una scena del Vangelo. Quindi lui mette in evidenza l'anima cristiana di Pinocchio, che è un'interpretazione particolare che ritroviamo addirittura in un cardinale, il cardinal Biffi, che ha dedicato un libro a Pinocchio intitolato Contro Mastro Ciliegia.
Lui è contro Mastro Ciliegia perché Mastro Ciliegia, al contrario di Geppetto, non è in grado di capire il grande miracolo che sta avvenendo tra le sue mani. Ma dopo avervi così un po' dato dei tocchi di colore sugli illustratori, passerei a parlare un po' della biografia di Collodi, perché non so se sapete chi sa il suo vero nome tra voi. Sì, Lorenzini. ma gli altri chi sa come si chiamava? Ecco, Carlo. quando io lo chiedo, Carlo sì, Lorenzini. Carlo Collodi, ma quando lo chiedo, sono molto pochi quelli che sanno come si chiamava. Per esempio, dove è nato? Chi sa dove è nato Collodi? No, è nato a Firenze. Ecco, quindi anche lì subito uno pensa. E che cosa succede? Che tutti conoscono Pinocchio, perché Pinocchio è una figura familiare. Quasi tutti hanno letto il libro da bambini, anzi, mi piacerebbe sapere se avete in mente un'edizione illustrata che vi è rimasta nel cuore, perché da bambini ci si lega alle illustrazioni. Per esempio, Giulia, tu hai un ricordo? Ricordo che c'era in casa un libro di Pinocchio prima della guerra, ma è sparito Ma non ti quando ricordi sei chi in era guerra. l'illustratore? Della Ah, 1938, non lo sapevo forse. leggere, me lo leggevano un No, po'. però forse lo ritrovi, perché tra i primi Ma erano i più sono cose che si famosi. sono perse con i traslochi del tempo di Sì, no, guerra. ma voglio dire, lo ritrovi tra le illustrazioni che Ah, farò beh, sì, vedere, perché c'erano. senz'altro. Un altro fenomeno interessante è che ognuno si affeziona alle illustrazioni del libro che legge. Sì, Ora, questo è siccome vero. le edizioni sono aumentate tantissimo, io, per esempio, se qualcuno mi dice: ma a te quale edizione piace tra tutte queste che hai visto? Mi è molto difficile decidere. A me in genere piacciono tutte. Quelle di cui ho parlato mi piacciono molto, ma sono diversissime. Comunque, ritornando a Collodi, che si chiamava Carlo Lorenzini. Carlo Lorenzini nasce a Firenze e della sua vita non è che si sappia molto. Non so se vi viene in mente qualche episodio, qualcosa che possa, a parte il fatto di aver scritto Pinocchio, quindi il più grande libro, diciamo così, dell'infanzia italiana, il più grande libro. A parte che non è un libro per l'infanzia, ecco, quando nasce a Firenze, una cosa che mi ha colpito molto mentre scrivevo il libro è stata questa. E uno può dire: nacque a Firenze il 26. Però mi sembrava molto noioso dire la data di nascita e poi il giorno e la data di nascita. Ecco, invece ho trovato una bellissima biografia molto breve di Alberto Savinio, che mi ha un po' illuminato e mi ha indicato che strada dovevo seguire. Anche perché le biografie che avevo letto, molto poche su Collodi, erano abbastanza noiose e quindi mi ero un po' spaventata perché dovevo scrivere un libro su un grande umorista e io mi annoiavo a leggere tutte queste, non erano tante, delle biografie noiose. Ecco, invece Savinio mi ha un po' indicato una strada che dovevo seguire. Ed è questo, ora vi leggo questa citazione che ho messo ad epigrafe del paragrafo intitolato, del capitolo intitolato Da via Taddea a via dei Ginori. Il marchese Garzoni aveva un cuoco, Domenico Lorenzini, il marchese Ginori un guastaldo, Orzali, e questi a sua volta una figlia, Angiolina. Un giorno Domenica e Angiolina si incontrarono nel giardino di Collodi e il cuoco prende fuoco come un'omeletta al rum. Ecco, quindi questo fatto che è reale, di un amore che sboccia tra i genitori, viene rappresentato attraverso un'immagine.
che è divertente nello stesso tempo invoglia a continuare la lettura. Ecco, quindi nasce, qui ci sono già le contraddizioni della vita di Carlo, perché nasce in una famiglia molto povera, il padre era il cuoco, la madre faceva la cameriera, ma erano ma lavoravano per i marchesi Ginori di Firenze. A Firenze c'è una strada che si chiama Via dei Ginori, e in Via dei Ginori c'è il Palazzo Ginori, dove abitavano i marchesi. Dove abitavano il cuoco e domestica della marchesa? Abitavano in una traversa che si chiama Via Taddea. Io sono andata, perché mi volevo un po' divertire mentre scrivevo questo libro, a vedere le due strade, e in effetti abbiamo una bella strada a Ginori con un palazzo molto bello e accanto una stradina ancora oggi misera. C'era addirittura una saracinesca chiusa con una canottiera di quelle povere buttata lì, agganciata alla... Quindi faceva ancora oggi un po' l'impressione di una strada misera. E lì in Via Taddea abitavano i servitori, i cocchieri, i giardinieri del palazzo Ginori. Addirittura avevano anche, per poter ampliare il palazzo, avevano buttato giù delle case d'intorno. Ecco, i biografi che si sono occupati di Collodi avevano messo in evidenza il fatto che la sua vita era priva di avventure, grigia, piccolo borghese, mentre io sono rimasta, devo premettere che io lavoravo come psicanalista dell'Istituto Jung di Zurigo, e quindi avevo molta, per me era molto importante fare attenzione a certe vicende dell'infanzia, naturalmente. E quando scoprì che non era una situazione familiare del tutto, non era piccolo borghese, perché era un figlio di proletari, veri proletari, che per tutta la vita ha abitato insieme ai marchesi, perché i servi, i servitori, diciamo così, avevano una tendenza a legarsi alle famiglie patrizie. E in effetti la madre Angiolina vivrà tutta la vita con i marchesi, ma anche Carlo. Carlo infatti morirà in via Rondinelli, nel palazzo Ginori di via Rondinelli, che è accanto al Duomo di Firenze. Ecco, quindi tutta la sua vita la passerà accanto ai Ginori. Allora io mi sono chiesta, ma come deve sentirsi un bambino che viene introdotto ufficialmente presso la marchesa, sua madrina, all'età di 3 anni? Come deve sentirsi un bambino che vede la povertà della sua famiglia, perché vivevano in questa stradina accanto, misera, ancora oggi va detto che si sente che è una strada misera, e che vede l'opulenza dei marchesi? Anche qui c'è uno studio molto interessante di uno studioso tedesco, non tradotto in italiano, che riguarda lo stile delle famiglie aristocratiche, lo stile di vita delle famiglie aristocratiche toscane. Ecco, anche questo mi aveva colpito molto, perché uno può pensare, sì, l'opulenza, ricchi, ma in che senso? Quanto erano ricchi? Qui siamo ai livelli della, diciamo, l'aristocrazia più alta. I Ginori, e qui il padre aveva una funzione importante, invitavano come ospiti principi d'Inghilterra, non solo, ma siccome avevano una fabbrica che voi tutti conoscete di nome, perché è famosa la fabbrica delle porcellane in Ginori, che era tra le 3 più importanti d'Europa, erano anche industriali, e quindi avevano da un lato l'aristocrazia e lo stile di vita, e dall'altro però erano anche degli industriali illuminati, tant'è vero che avevano fondato una scuola per i lavoratori delle porcellane, che lavoravano nella fabbrica delle porcellane. E addirittura avevano creato una banda musicale,
Quindi si era creata una comunità intorno ai Ginori, che erano molto aperti ed avanzati come mentalità. Però se invece consideriamo lo stile di vita delle famiglie aristocratiche, non so se voi pensate al Gattopardo, il libro che è stato scritto un secolo dopo, più di un secolo dopo rispetto a Pinocchio, no, meno di un secolo, comunque anche lì viene rappresentata lo stile di vita degli aristocratici. A Firenze, per esempio, una famiglia importante, che era quella dei Capponi, avevano 20 camerieri, avevano bibliotecari, cocchieri, eccetera. I borghesi, gli stessi borghesi, perché i nobili vivevano in una loro sfera chiusa e impenetrabile. Infatti proprio il Gattopardo fa vedere quanto è difficile per i borghesi penetrare attraverso, però lì già è possibile. Invece nel periodo di cui stiamo parlando non era impossibile per le classi inferiori arrivare ad entrare in quella classe. Era impensabile per i borghesi capire qual era lo stile di vita degli aristocratici, tanto questo stile di vita era alto. Era come dire, come io ho pensato, oggi noi possiamo pensare come, però lo sappiamo un po' di più perché le informazioni filtrano in Abbabi, come vivono negli Emirati Arabi i più ricchi dei ricchi, ecco. Però dobbiamo considerare che qui c'era anche uno stile di vita molto raffinato, ecco. Quindi questo bambino che vive tra due mondi così diversi, e già questo metteva per me in dubbio ciò che le altre biografie dicevano, perché non avevano dato importanza a questa grande contraddizione. Non solo, ma nel giro di pochi mesi gli muoiono ben 4-5 fratellini, nel giro di 2 mesi 4 fratellini. E allora, siccome Manganelli nel suo bellissimo libro Pinocchio, un libro parallelo, si era chiesto da dove nasce il mistero della bambina morta con i capelli turchini, io ho pensato, nasce da lì, da questa fase di lutto che lui come bambino ha vissuto nella sua famiglia. Qualcuno mi ha obiettato che in quel periodo morivano in tanti. In effetti uno storico della Peruta ha messo in evidenza che su 1000 nati in quel periodo morivano 299 infanti, e molti di più non raggiungevano i 5 anni di età, ma l'età media era sui 35-40 anni, quindi quella era... Però voglio dire, anche se la mortalità era molto alta, il dolore e il lutto c'erano lo stesso, tant'è vero che quando muoiono i figli, la madre lascia Firenze e si trasferisce con le due bambine più piccole che erano sopravvissute, si trasferisce a Collodi dalla propria famiglia. E Carlo la raggiungerà, che aveva ormai sui 6 anni, la raggiungerà poi durante l'estate. Ecco lo pseudonimo come si forma, non perché sia nato a Collodi, ma perché la famiglia della madre comincia ad assumere un'importanza forte per la sua vita. Intanto la famiglia della madre aveva una condizione di vita superiore rispetto al cuoco Domenico, perché le figlie femmine erano riuscite a diventare maestre elementari, e il fratello, che vivrà sempre con la famiglia di Angiolina, il fratello diventerà poi copiatore di quadri della Galleria Pitti, quindi un lavoro, e sarà lui che sosterrà Carlo quando Carlo deciderà di abbandonare il collegio di Colle Valdelsa, un collegio dove era stato mandato perché naturalmente, essendo di una famiglia povera, non poteva pagarsi gli studi. Quindi gli unici erano i figli degli aristocratici che potevano in quel periodo andare a fare studi regolari e arrivare fino all'università, mentre lui andò per un certo periodo nel seminario di Colle Valdelsa.
dopo all'età di 14 anni buttò la tonaca sopra un albero in Piazza dell'Indipendenza giocando a tamburelli con dei suoi compagni e lì finì la sua carriera ecclesiastica, ma lo zio, questo copiatore di quadri, gli pagò poi gli studi presso gli Scolopi, che ora oggi sono il liceo di Firenze, un liceo di Firenze. Però lì termina la sua carriera scolastica, anche se era un livello molto alto il liceo d'allora. C'è una testimonianza sia di Collodi che di un suo coetaneo sul modo in cui studiavano i fiorentini, però mentre i fiorentini aristocratici o i più ricchi arrivavano all'università, lui si ferma e diventa commesso di una libreria da cui poi partirà per la prima guerra d'indipendenza, facendo tutto un viaggio a piedi insieme al fratello Paolo e al direttore e al proprietario della libreria, che partirà anche lui per combattere nella prima guerra d'indipendenza. Anche questa è una informazione importantissima che i biografi avevano dato in modo un po' diluito. Io invece, nello scrivere questo libro, ho tentato sempre di mettermi nei panni del bambino, per esempio, oppure del bravo studente che però non ha potuto continuare gli studi, che va in questa libreria, gli fanno scrivere addirittura il bollettino dei nuovi libri, perché le librerie allora erano anche tipografie, non c'era nessun catalogo librario e comunicavano attraverso i bollettini dei libri che erano usciti. Un Stella di Milano comunicava con le librerie di Firenze e si scambiavano i libri. Era una comunicazione importante perché erano anche comunicazioni tra i patrioti e infatti erano le librerie e tipografie che stampavano i libretti di propaganda patriottica, e non è un caso che Collodi, che Carlo, non si chiamava ancora Collodi, parte per la prima guerra d'indipendenza e va a combattere sul fronte di Mantova, due battaglie che sicuramente vi ricordate, Curtatone e Montanara, due battaglie in cui il battaglione degli scolari pisani, cioè gli studenti universitari pisani, fu sgominato. Ne morirono tantissimi, però Carlo si salvò. Il professore di questi studenti universitari, Giuseppe Montanelli, che è un antenato di Indro Montanelli, scrisse nelle sue memorie: ah, quanti geni sono spariti, quanti illustri matematici o grandi scienziati sono stati sacrificati. Io nel mio libro scrivo, però non sapeva che se fosse morto Carlo Lorenzini, il soldato semplice Carlo Lorenzini, il mondo non avrebbe avuto una figura che ormai fa parte dell'immaginario di tutto il mondo. Ecco, quindi anche questo fatto delle guerre d'indipendenza, non contento di aver combattuto la prima guerra d'indipendenza, 10 anni dopo andrà a combattere anche per la seconda guerra d'indipendenza, la battaglia di Solferino, che è rimasta famosa perché dopo questa battaglia fu creata la Croce Rossa, grazie al reportage di un giornalista svizzero che descrisse il terribile campo di battaglia. Allora i feriti venivano abbandonati sul campo e morivano spesso schiacciati dai cavalli, più che durante il combattimento. Quindi dopo questo reportage lo scalpore fu talmente tanto che si creò la Croce, che venne data, si diede vita a questa organizzazione che soccorreva i feriti dopo le battaglie. Prima morivano sul campo, anche se non erano feriti a morte, perché venivano abbandonati. Ecco, quindi ha combattuto anche questa seconda guerra d'indipendenza. Perché per me è importante ed è legato a Pinocchio questo? Per quello che vi dicevo prima, cioè è un burattino. Un burattino è come un suddito che non ha diritti, che deve ubbidire,
che è sempre soggetto al volere altrui, mentre Collodi crede in una Italia libera, crede nel fatto che bisogna diventare cittadini di uno Stato. All'inizio crede anche nella Repubblica, tant'è vero che dicono che ritornò dalla prima guerra d'indipendenza come un mazziniano sfegatato. Quindi è tornato a Firenze, era giovanissimo perché aveva 22 anni, fondò un giornale che si chiamava Lampione, perché doveva illuminare le menti italiane, doveva far luce sulle menti italiane. Il Lampione mi ha colpito molto, quando l'ho letto sono rimasta veramente così molto colpita, perché improvvisamente mi metteva a ridere leggendo degli articoli scritti subito in quel clima risorgimentale, e mi aveva molto colpito perché l'immagine che io avevo del nostro risorgimento è sempre stata quella di lacrime e sangue, cioè un retorica, canti tristi, morti, insomma una retorica che non mi è mai piaciuta. Invece, leggendo gli articoli di Collodi, tra l'altro gli articoli del Lampione non sono firmati, e qualcuno ha anche detto che era inutile attribuirli a Collodi, invece ho tentato di attribuirli perché c'erano alcuni articoli che veramente mi facevano ridere, dopo più di un secolo e mezzo mi facevano veramente ridere. Ho pensato, ma perché non è possibile che in un giornale così piccolo con pochi collaboratori ci potessero essere degli umori più umoristi e geniali, e sicuramente di suo pugno. Però la cosa che mi ha stupito era che ci ritrovavo delle cose che poi sarebbero emerse più di 30 anni dopo in Pinocchio, per esempio un inizio di uno di questi articoli che diceva: non dirò come dicono le serve, una volta c'era un re, perché è troppo facile dire così. Ecco, già questo, oppure un racconto in cui parla di un cavallo, di una vespa, era un giornale polemico contro il Lampione, si chiamava La Vespa perché col suo pungiglione pungeva. E quindi lui che cosa fa? In quel momento avevano criticato, la Vespa aveva punzecchiato in modo molto brutto i morti di Montanara con una vignetta molto brutta, e il Lampione reagisce. Però dopo un numero esce questo racconto di Collodi intitolato La Vespa e l'Orina e gli asini. Ora, e racconta appunto di una scuola per animali in cui il maestro predilige gli asini. Se pensate agli asini del paese dei balocchi già vi viene in mente qualcosa. Predilige gli asini, la vespa si accorge che il maestro predilige gli asini, quindi dà fastidio a tutte le altre bestie mentre cerca di accattivarsi gli asini, e c'è lì un bel cavallo tranquillo che se ne stava lì sdraiato addormentato, la vespa zang, gli dà una punzecchiata molto forte. Allora il cavallo che fa? Lo schiaccia con una zoccolata, e lì io ho visto naturalmente il martello di Pinocchio contro il grillo parlante. Cioè ci sono oppure il Barbagianni, vengono fuori degli animali. Cioè, ma la cosa divertente e interessante di questi articoli è che lui combatte contro gli avversari politici, che poi erano i clericali, gli anti-unitari, quelli che non volevano che l'Italia si unisse, che volevano mantenere i privilegi dei vari stati, eccetera, e lo fa con l'ironia, con la satira, col divertimento, tant'è vero che molti di questi articoli andavano a ruba e venivano ripubblicati. È così che comincia a diventare famoso come giornalista. Ma per esempio c'è un bellissimo satira contro il duchino di Modena, in cui lui immagina che il duchino tiene un discorso ufficiale dal balcone del palazzo ai suoi sudditi, e lui dice una frase
e gli risponde, il popolo gli risponde con una in rima dicendo il contrario di quello che diceva lui. Ora non so se riesco a trovarlo in fretta, ma è veramente molto divertente. Ecco, io mi sono ho cercato di far vedere come in realtà questi articoli si potessero attribuire a lui. Non so che ore sono. Andiamo ancora uno spazio. Ecco. Vi ringrazio, figlioli, di questo saluto amorevole. Voi non avete potuto dimenticare, anco in mezzo all'amarezza di sapermi lontano, che sempre vi amai. E l'eco ripeteva, mai. Dopo molte dolorose vicende, eccomi finalmente ritornato per non più partire in mezzo a voi. E l'eco diceva, oi! Fedeli sempre ai nostri principi, purgheremo il paese delle idee demagogiche, anarchiche e repubblicane. E l'eco, cane! Ecco, vedete che ridete anche voi, pensate, l'ha scritto quando era giovanissimo. Oppure, vediamo, ecco, poi, molto carina questa rima. Sarete liberi e felici, io non voglio che il mio popolo nella non voglio il mio popolo nella schiavitù. E l'eco, tu soltanto impedirò che gli eccessi del bene non travasino. E l'eco, asino. Ecco, vedete, proprio, cioè, pensate quanto si divertivano, perché era un modo per mettere la berlina all'avversario e togliergli completamente gli argomenti. Ora ve la faccio breve, il lampione verrà chiuso naturalmente, perché subito dopo, come sapete, tutto ripiomberà. Nonostante il sacrificio di sangue dei giovani pisani, tutto ripiomberà nella stessa, come prima. E quindi lui riuscirà verrà licenziato, poi verrà assunto come nel Senato come impiegato, e così comincerà anche una carriera impiegatizia che correrà parallela per tutta la sua vita insieme all'attività giornalistica. Ma dopo la seconda guerra d'indipendenza ricompare il Lampione. Naturalmente il Lampione va collocato all'interno di tutta quella bellissima, interessantissima fioritura di giornali satirici che dalla Francia poi si sposterà anche in Italia, Chat de Paris e Caricature. Quindi c'è in realtà noi pensiamo sempre che l'Europa sia venuta fuori dopo, ma c'era un contatto tra le nazioni europee molto forti. Anche sul piano della satira, quindi lui era abituato a confrontarsi con i livelli più alti raggiunti dai giornali europei, diciamo in questo caso francesi. Ecco, anche questo per esempio mi piaceva tanto, questo articolo del secondo Lampione. E qui lui sta polemizzando con due riviste e quindi dice ad un certo punto che cosa con delle riviste che criticano Cavour, e il suo modo di fare satira è di dare ragione a quelli che criticano, quindi dà ragione a queste riviste. Finora avevo creduto che il ministro Cavour avesse davvero fatto del bene all'Italia, ma oggi mi ricredo. Il Contemporaneo e la Torre di Babele mi hanno persuaso dell'errore. Che cosa ha mai fatto di straordinario, domanda Madama Babele? Che cosa mi ha fatto di straordinario questo magno Cavour? Ha levato la castagna dal fuoco con la zampa del gatto. Ecco, vedete, alle volte che incornature si pigliano, guardate che importanza abbiamo dato fino ad oggi alla questione italiana. Io credevo davvero in buona fede che la questione italiana fosse una questione, ed oggi mi accorgo che era una castagna, nient'altro che una castagna. Si trattava di levarla dal fuoco. Madama Babele ha ragione,
il ministro Cavour, per levare questa campagna, ha avuto bisogno di trovare la zampa di un gatto. Esso si è rivolto a un gatto soriano, francese, qui c'è naturalmente un'allusione alla Francia, eccetera, e gli ha detto: signor gatto, ci avete l'unghie buone? Mi fareste il piacere di prestarmi la vostra zampa? Volentieri, ma di che cosa si tratta? Volevo levare una castagna dal fuoco. Prendete! E così, e in così dire, il gatto stese la zampa e il ministro Cavour con quella zampa levò la castagna di Lombardia. Ecco, vedete, e sono tanti gli articoli veramente divertenti. Ecco, io vi lascerei alla lettura del mio libro, mentre passerei alla parte di cui mi sono occupata anche qui, cioè quella degli illustratori, per farvi vedere qualche illustrazione. Ecco, è quello che ha disegnato Mazzanti quando Collodi era ancora vivo, quindi ha seguito le indicazioni dell'autore e non poteva soffocare il testo con delle illustrazioni troppo precise. Vedete che le figurine sono accennate, no? Bisogna restare un attimo lì. No, no, questo è Collodi. Il disegno. Ecco, quindi questa edizione ancora oggi viene acquistata, perché chiaramente è l'edizione che l'autore ha potuto, illustrata, che l'autore ha potuto seguire passo per passo. Mazzanti era molto più giovane di Collodi, aveva circa 30 anni di meno. Il secondo illustratore naturalmente viene dopo, ho scoperto l'altro giorno guardando le date, proprio nell'anno in cui muore Mazzanti, Chiostri, che è l'altro, il secondo illustratore, Chiostri illustra Pinocchio dandogli una introversione che in Mazzanti non c'era, quindi è un personaggio che ha un po' più di, mostra più sentimento rispetto alla spavalderia del primo. Ecco, qui ho messo in evidenza due, se vuoi andare ora a quella successiva, ecco qui io mi giro perché altrimenti non riesco, ecco, puoi andare anche a quella precedente. Ecco, questo è un fenomeno interessante perché che si è creato all'interno degli illustratori, cioè non solo ogni illustratore cerca la sua strada, ma molti illustratori naturalmente condizionano o affascinano altri illustratori. Quindi per esempio il Pinocchio di Roberto Innocenti, che è quello che segnerà una nuova fase nella fortuna di Collodi, perché Collodi tornerà nel mondo... Questo no, quello precedente. Ecco, questo è Chiostri, i due carabinieri. Ecco, quello successivo di Innocenti, uscito nel 1988, quindi alla fine degli anni Ottanta, si riprende il Pinocchio di Chiostri e i due carabinieri. Qui gioca Innocenti sul fatto che i carabinieri sono identici. È divertente, se vi accorgete, però in un modo molto sottile, hanno lo stesso buco nella suola della scarpa, ecco, sono tutti particolari che i bambini vedono subito. Innocenti ha segnato la fortuna, il ritorno di Collodi sulla scena del mondo, perché fino a quel momento, dato il successo enorme che aveva avuto Walt Disney col film del 1940, tutti nel mondo, in Italia no naturalmente, ma nel mondo pensavano che fosse una creatura americana di Walt Disney, mentre la bellezza delle illustrazioni di Innocenti, che è stato pubblicato in 25 lingue e in Svizzera, è stato pubblicato dalla Sauerländer Verlag di Aarau, quindi non in Germania ma in Svizzera amatissimo,
Lui ha avuto il merito, siccome le illustrazioni erano bellissime, di essere poi ripubblicato in tutto il mondo con le sue illustrazioni, ma col nome di Carlo Collodi sulla copertina. Nome che era sparito dalle queste edizioni legate a Walt Disney. Tant'è vero che Innocenti, con cui ho fatto un libro molto bello, il racconto della mia vita, che è uscito in Francia da Gallimard, mi ha raccontato di aver ricevuto una lettera dalla Walt Disney Production che gli intimava di non usare il logo di Pinocchio, di non usare il nome di Pinocchio. E lui ha detto: ah sì, volete andare avanti? Bene, fate pure. Proprio assurdo. Ecco, un altro Pinocchio, e questo che vediamo dopo, è quello che diventò famosissimo, tanto è vero che lui fece poi per 30 anni edizioni di Pinocchio, anche il primo Pinocchio a colori, questo qui, è il Pinocchio di Mussino. Però molti si erano talmente affezionati a Chiostri che per molti era difficile vedere il Pinocchio di Mussino, quindi si creano questi contrasti, queste... però anche qui Mussino influenza un artista, perché oltre agli illustratori è diventato molto importante un filone di scultori che si sono dedicati a Pinocchio. E quindi vedete Ceroli, Mario Ceroli, l'artista italiano che ha uno studio qui vicino a Roma, credo. Antonello, tu non lo sai, mi sembra di sì. Ecco, Ceroli riprende proprio Mussino, anche se dà a Pinocchio una testa quadrata. Andiamo ancora avanti. Come vi ho detto, è Walt Disney che ha segnato l'immaginario collettivo mondiale, però stravolgendo l'opera di Collodi, perché non rispetta per niente l'originale. Uno può dire, beh, l'ha semplificato, però intanto... Per esempio, il pesce cane diventa una balena e quindi cambia completamente l'universo simbolico del mostro marino, perché il pesce cane fa paura e la balena è un mammifero, per esempio, no? Quindi, ecco, però che cosa fa il Pinocchio di Walt Disney? Cancella tutti gli aspetti inquietanti, duri, neri, che ci sono nel testo, che invece per esempio Innocenti sottolinea, e riduce un testo complesso che fa vedere quanto i sentimenti, per esempio genitoriali, sono ambivalenti, ma anche i sentimenti dei figli nei confronti dei genitori. Invece in Walt Disney c'è una netta distinzione tra bene e male, basta seguire quelli che fanno il bene e uno va diritto per la sua strada. Quindi in realtà degli studiosi americani che si sono occupati proprio di questo aspetto, anche della pedagogia che viene fuori dal romanzo, hanno messo in evidenza che è molto più moderno il testo di Collodi, anche se è stato scritto molti molti anni prima, proprio perché non c'è un'edulcorazione dei sentimenti. Ecco, però Walt Disney ha molto, come dire, influenzato la mentalità, cioè Pinocchio era molto legato a quest'icona di Walt Disney. Tant'è vero che questo scultore che vi faccio vedere ora, Paul McCarthy, un grande artista americano, pur di allontanarsi da Walt Disney, sottopone questa figura ad una, ora qui si vede poco, ma è una statua enorme. È una statua in... tutta nera, con la testa quadrata da cui spunta un naso, un corpo che può essere ancora quello disneyano perché è un po' rotondeggiante. Come vedete, gli spettatori sono piccolissimi, quindi era altissima, è una via di mezzo tra un topolino e un Pinocchio. Addirittura potevano entrare sotto questa figura enorme, più di 20 metri, che era stata collocata davanti alla Tate Gallery di Londra. Era come un buco nero che doveva bucare l'orizzonte e dare uno schiaffo all'infantilismo americano, da Luna Park. Quindi ha la grandezza
dei pupazzi da baraccone, anzi è sovradimensionato, ma l'idea è proprio questa di dare un colpo mortale all'infantilismo americano che crede nel progresso, nella bontà, in questi sentimenti troppo facili. Ma nella l'illustrazione che vedete ora, anche qui c'è un tentativo di sottrarsi alla, così, al fatto che Walt Disney aveva occupato tutto lo spazio con questa figura di Pinocchio, e qui c'è l'artista portoghese Paula Rego, che era in mostra qui a, a Roma al chiostro del Bramante, insieme a Bacon, perché è un'artista che fa parte di quella, ecco lei, e fa una fatina, come vedete, dai tratti molto anziani, dei piedi molto, quindi contro l'iconografia della fatina delicata, quasi una libellula, e anche Pinocchio. E perché è importante, lei era molto famosa ed è molto famosa, per, in occasione di questa mostra in cui ho esposto degli acquarelli su Pinocchio, in cui Pinocchio viene riportato al presente, al nostro presente, aveva chiesto a suo genero, il marito della figlia, un neozelandese che lavorava per effetti speciali per il cinema, di fare una statua di Pinocchio. E il genero non era famoso, figlio di costruttori di giocattoli neozelandesi, propose al pubblico in occasione di questa mostra questo Pinocchio. Ecco, lo puoi far vedere. E questo è un bambino che si chiama Pinocchio. Ecco, qui ho capito, vedendolo, il messaggio fortissimo del miracolo del bambino, non del burattino. Il vero miracolo è che diventare bambini veri, non restare burattini. E qui questo fragilissimo bambino, ragazzino col ciuffo, con questi slip no, del quotidiano più banale, però con questo aspetto così, questa presenza così forte anche nella sua fragilità, fa vedere questo. Non so come si pronuncia, comunque si scrive Mueck, è diventato famoso nel mondo grazie a Pinocchio. Dopo, non so se avete visto, ma anche qui a Roma credo che sia arrivate queste sue statue enormi. Questa in realtà le dimensioni sono quelle di un bambino, però ha fatto anche delle statue enormi, per esempio una donna sdraiata a letto enorme, una specie di hippie molto peloso. Ecco, gli spettatori davanti alle statue sue restavano sbalorditi e facevano un passo indietro, perché era la prima volta che si vedeva qualcosa del genere. Quando io l'ho visto per la prima volta, ho pensato che forse davanti a Picasso anche gli spettatori devono aver reagito così. Sai, quando vedi qualcosa che non hai mai visto prima, durante la mostra che io ho visto alla Fondation Cartier a Parigi, ho visto un cane indietreggiare davanti alle sue sculture. Perché qui non è l'iperrealismo, qui non siamo davanti all'oggetto iperrealista che riproduce la realtà, qui siamo davanti ad una riproduzione perfetta della realtà, ma in cui si sente fortissima l'impronta individuale. Ed è un personaggio che già racconta una storia, quindi non siamo di fronte all'oggetto perfettamente ricostruito, cioè la realtà quotidiana sbattuta in faccia perché ce l'hai precisa, identica, però poi non c'è una storia legata a quell'oggetto, a quel personaggio. Qualche volta erano anche dipinti di bianco, che ne so, il carrello del supermercato, la donna che va al supermercato. Invece lei, i personaggi di Ron Mueck sono proprio dei veri personaggi che raccontano una storia, qualche volta sovradimensionati, qualche volta di proporzioni minime. Ha fatto per esempio due anziane precise, identiche, come le figure che possiamo avere, ma sono due anziane che ci raccontano una storia. E ora c'è quest'ultima. Questa è in realtà la prima scultura dedicata a Pinocchio ed è una statua, una fontana che si trova a Milano, per fortuna oggi restaurata, in cui vediamo il burattino, che, cioè il burattino che è,
sdraiato. Ecco, vi dicevo delle dimensioni gigantesche, quindi di questo fenomeno strano, particolare, che mi ha colpito. Questo, non so se lo riconoscete, ma è in mostra a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, Jim Dine. E questa però a Roma non la vedrete perché pesa soltanto 2,5 tonnellate e ci sono voluti 50 operai per realizzarla. Questa è Pinocchio Going to Borås, una città svedese. Non so se siete già andati a vedere la mostra di Jim Dine. Lui è rimasto talmente colpito dalla figura di Pinocchio da realizzare ben 4.000 sculture su Pinocchio, alcune di queste dimensioni. Io mi sono chiesta perché c'è bisogno di dare questa dimensione gigante al burattino e mi sono detta forse perché non riusciamo a vedere la fragilità di questa condizione infantile che non riesce a, oppure siamo noi che non riusciamo ad uscire da una situazione infantile. E insomma, ci sono tante domande legate al perché c'è bisogno di dare questa forma enorme ad una figura come Pinocchio. L'autore successivo è un americano di New York, che lavora a New York, nato come artista di graffiti, e anche qui è una via di mezzo tra Topolino e Pinocchio. C'è un po' un Walt Disney dentro, però lui si distacca perché con le sue figure, ne ha fatto un'altra enorme di legno, altissima, con le sue figure dà una postura al corpo che esprime un forte sentimento. Ora qui sta piangendo, si sta nascondendo perché ha detto una bugia e quindi qui è rappresentata forte la sensazione della vergogna. Quindi questi sono interessanti in queste sculture perché mettono in evidenza delle cose che ci tendiamo a dimenticare nella nostra società, almeno oggi col coronavirus abbiamo tutto un altro panorama, per cui dovremo ripensare a come poi le cose si trasformano. Per farvi vedere un altro artista che si è, anche lui ha dedicato a Pinocchio, enorme. E questa è, diciamo, l'icona tipica che in Italia viene venduta nelle bancarelle, però è molto allungato ed è stato piazzato davanti a una scuola in un paese della Sardegna che si chiama Tortolì. L'artista è Alex Pinna. Gli abitanti del paese non hanno ben capito, io ho incontrato alcuni che non riescono a capire cosa c'entri questo burattino col loro paese, perché Pinocchio e perché questo burattino così strano, così. In realtà io quando c'è stata l'inaugurazione e Alex Pinna mi aveva invitato, ho visto che i bambini facevano l'altalena attaccati al naso, quindi in qualche modo era riuscito a coinvolgerli, a far diventare, far capire anche l'aspetto di Pinocchio come giocattolo, quindi vedete quanti significati. Lui non si è fermato a Pinocchio, ma ha esteso la sua arte anche ad altre figure. Non so se riconoscete questo, chi può essere? Lucignolo. Ecco. Allora, passiamo, non vorrei stancarvi perché so che poi le diapositive un po' stancano e qui ce ne sono tante, io faccio una rapida carrellata mettendo in evidenza, perché ho cercato di mettere in evidenza, per esempio qui abbiamo la Cavalieri che è proprio in pieno liberty, soprattutto dalla scena del Pinocchio malato, in un ambiente quasi neogotico, con ecco, vedete quante qui le figure, la sovrabbondanza di particolari. Invece passiamo al secondo, che è Tofano, Sergio Tofano, questo è il grande inventore del signor Bonaventura, del Corrierino dei Piccoli. Questo è il Pescatore Verde,
Vedete quanto è stilizzato, perché qui siamo proprio in piena epoca futurista, è un Pinocchio che rispetta proprio i canoni del futurismo, quindi è un Pinocchio che parte in volo col colombo, eccetera, eccetera. Qui ho scelto questa figura che forse dice meno del futurismo di altre sue, perché volevo farvi vedere un contrasto tra questo pescatore è un pescatore dei nostri giorni, un pescatore verde dei nostri giorni, di un inglese che è Green Baker. Qui lui, vedete che ha, il pescatore verde ha un occhio di pesce, non so se notate, e poi i pesci sono molto precisi. Si riconoscono i pesci che mette a friggere, e lui è un grande osservatore della natura, un inglese che ama stare in mezzo alla natura e osservare, quindi un Pinocchio che ha quest'impronta molto realistica. Ogni tanto, insieme alla fantasia, emergono delle figure quasi che sono quasi delle fotografie. Ora vi faccio vedere questo è un altro nostro contemporaneo, un altro Pinocchio in mezzo ai pesci, come vedete, quindi qui è preso in primo piano, non si vede il pescatore, ma riconosciamo benissimo la scena perché la conosciamo bene. E quindi volevo far vedere un po' il contrasto tra il modo in cui nelle diverse epoche, anche quelle più recenti, vengono interpretate queste scene talmente famose che basta accennarlo. Un classico è questo di Topor, che è stato uno dei primi che si è allontanato parecchio dall'icona tradizionale del burattino col vestito, eccetera, eccetera, e quindi ha fatto quasi un pagliaccio, un triste Pierrot quasi sembrerebbe. E qui siamo davanti nei prossimi alla nuova interpretazione del burattino, quindi ci siamo completamente liberati da Walt Disney e ogni illustratore è libero di scegliere. Non so se riconoscete questo, perché è stato fatto anche un film da Mattotti, noi abbiamo visto insieme il film sugli orsi, sì. Ecco, quindi questo è il grande Mattotti, che ha fatto anche un film animato su Pinocchio, però questa è sono le sue prime illustrazioni, usa molto questi colori accesi, eccetera, mentre la illustratrice che viene dopo è una tedesca, Sabine Friedrichson, e anche lei, vedete, questo è Geppetto che porta il ciocco di legno sotto il braccio. Lei doveva illustrare, il testo è talmente conosciuto che le bastava citare alcune cose per far capire di che scena si trattava, soltanto che si trovò di fronte alla edizione modificata della Nöstlinger, un'autrice per l'infanzia viennese, Christine Nöstlinger, che cambiò parecchio il testo di Pinocchio. Quindi questa operazione non poteva più funzionare, lei decise di non partecipare al nuovo Pinocchio della Nöstlinger, che invece fu illustrato da questo illustratore che si chiama Hildebach, anche lui tedesco. Vedete che qui c'è una allusione a Mastro Ciliegia con la ciliegia, ma il nuovo Pinocchio modificato di Christine Nöstlinger è stato anche illustrato da un artista spagnolo, Antonio Saura, che invece in questo caso ha completamente stravolto. Ringrazio sempre Pierfranco che mi ha fatto conoscere questa edizione di Pinocchio, che ne fa quasi un graffito. Se non siete stanchi, passerei al lituano Cestutis Kasparavičius, che è affascinante anche lui, ma vedete, sono mondi completamente Cestutis Kasparavičius. È anche importante l'epoca in cui vengono realizzati, qui siamo negli anni 90, la Nöstlinger invece è contemporanea a Innocenti, quindi siamo alla fine degli anni 80,
vedete che la fortuna poi ti cambia. È affascinante per me questo lituano famoso nel mondo e soprattutto questa immagine di Pinocchio che io non ho mai visto da nessun'altra parte, quella successiva in cui lui appesa testa in giù, e quindi è completamente non ho mai visto un Pinocchio appeso a testa in giù, è interessante. E quella successiva invece è di Kiuseliev, il bulgaro di cui vi parlavo, in cui in ogni scena ricorda un episodio raccontato nel Vangelo. Questa è la perdita dell'anima ingannata dal gatto e la volpe. Questa è l'ultima di questa serie, ve ne avevo preparato delle altre, le più moderne, ma le dobbiamo per ora lasciare lì, se volete ve le racconto un'altra volta. Questo è un esempio particolare, è un americano, Hildebrandt, Greg Hildebrandt del 2003, è un'operazione molto sofisticata, adatta più agli adulti che ai bambini. È un Pinocchio che si vede che è proprio il prodotto dell'industria dell'editoria di quel periodo, che vuole quasi spingere ad una globalizzazione in cui tutto è uguale. Qui più che il bambino risalta l'adulto, sembra più un prodotto che naturalmente può piacere ai bambini, ma deve piacere soprattutto agli adulti. E lui ha lavorato per tanti anni con il suo fratello gemello Tim con la Walt Disney, e quindi vedete poi come si mescolano le carte. Bene, grazie. Qualche domanda, qualche approfondimento su questo mondo enorme che abbiamo appena riscoperto? Rompo il ghiaccio io? Sì. Pinocchio è cambiato, ma sono cambiati anche i bambini? Forse l'adulto oggi deve recuperare qualche cosa che non ha fatto da bambino, per cui si sta spostando la rappresentazione di Pinocchio? In che senso? I bambini d'oggi forse non fanno tutte le esperienze che facevano i bambini al tempo di Pinocchio. E forse c'è un recupero di una lettura adulta di Pinocchio per recuperare qualcosa che abbiamo perso della nostra infanzia. Ma io ti posso dire, vedendo gli ultimissimi illustratori che non vi ho potuto far vedere, ma ho portato l'ultimissimo che mi è capitato. Non so se lo conoscete, qui proprio non si riconosce, è un Pinocchio marino che va in fondo al mare, e la fate una foca per esempio, questo è il pescatore verde, ecco, qui siamo ai limiti dell'interpretazione, perché anche qui l'illustratore ha bisogno di allontanarsi completamente dall'icona e far vedere qualcosa di nuovo. Qui ho invece ne ho portato solo due perché era troppo pesante. Sì. Questo è il Pinocchio di Robert Innocenti in tedesco, perché io l'ho conosciuto in questa edizione, è bellissimo. Vi faccio vedere la tavola, per ogni tavola ci impiegava circa 2 mesi, acquarelli, che non trova più perché non trova più la qualità della carta e dei colori. Bellissimo. Ecco, quindi è diventato famoso nel mondo perché è di una bellezza straordinaria. La domanda ti posso rispondere perché ho visto gli ultimi illustratori. Per esempio, c'è cioè, sì, però ecco, non è più il bambino. No, questo è un libro per bambini. Sì, questo sì, ma il primo che ho fatto vedere
ma anche quello, perché anzi è molto più, più semplice di questo. Allora, Innocenti, proprio a Ginevra, visto che siamo nel circolo svizzero, aveva vinto un premio. Il premio era stato dato a due illustratori, con due giurie, una giuria di bambini e una giuria di adulti. E gli adulti avevano scritto che premiavano quell'illustratore perché era divertente e poteva piacere ai bambini. I bambini hanno scelto Innocenti, con la motivazione, Cravattino, il presidente, ha letto la motivazione, che era un bambino, perché si può sempre imparare qualcosa di nuovo vedendo le illustrazioni. Quindi è interessante come risposta, perché ci dà, no, mentre gli adulti pensano che i bambini si debbano divertire a tutti i costi con cose un po' infantili, immagini evidenti, colori forti, invece i bambini avevano scelto lui. Ma mi sembra, per esempio, interessante una cosa che io ho notato, che ci sono alcuni illustratori molto giovani che stanno andando in una direzione di un Pinocchio molto dark, quasi un mostriciattolo, e secondo me è più vicino ai fumetti, e quindi è un Pinocchio che si rivolge addirittura agli adolescenti, e questo mi sembra interessante, cioè che esca anche da questa, o libro per bambini o libro per adulti. Invece può essere interessante che sia anche un libro per adolescenti, perché ha proprio questi aspetti dark, violenza, il tradimento, eccetera, che possono invece attrarre gli adolescenti. Ma ecco, questo che vedete alle mie spalle è un cinese, Ed Yang, che nasce a Shanghai nel periodo della guerra e si ammala, quindi da bambino non può frequentare le scuole. Lo cacciavano, poi una volta che era guarito, lo cacciavano sempre negli ultimi banchi, e lui negli ultimi banchi, come Collodi ai suoi tempi, perché anche lui all'inizio era un asino a scuola, disegnava, finché non si trasferì in America, è diventato uno dei grandi illustratori per bambini, ha fatto più di 80 libri per bambini. Qui sono dei collage bellissimi, ecco, in cui riesce a rendere addirittura l'acqua del vicino sul burattino con una striscia d'acqua. Ecco, quindi questa è una illustratrice di San Marino, Giulia Nicolai, e subito dopo viene quest'altra illustratrice italiana. Si chiama Sara Fanelli, che però non ha mai lavorato in Italia, ma era la grafica della Tate Gallery, Tate Modern, e lei ha fatto questo Pinocchio minimalista molto particolare, è come un quaderno di scuola tutto stropicciato. La cosa interessante è anche questa capacità sua di aggiungere umorismo al testo, cosa che non ho trovato in quasi nessun altro illustratore. Ecco, vedete per esempio la scena dei conigli, ecco, con la bara che ha il naso di Pinocchio, oppure questa stufa, la scena dell'uccello che saluta, è uscito dall'uovo e se ne va, con la sedia antropomorfa. Ecco, anche qui è divertente vedere come con un grande umorismo lei riesca. Ecco, e questi sono gli ultimi, io ve li farei vedere senza dirvi soltanto che questo è un inglese, un libro proprio per bambini, questo qui, si vede che la drammaticità viene stemperata, però è affascinante anche questo. Questo qui è un australiano, è un'italiana, Robert Ingram Penn, si chiama l'australiano, poi una artista italiana, Manuela Andreani, che sta diventando famosa. Mi sembra che qui ci sia un'influenza delle edizioni bellissime della Nord-Sud Verlag, con grandi illustratori per bambini molto raffinati. E poi quello che vi dicevo prima, appunto, questo Pinocchio un po' dark, un po' tra il mostruoso, con questi gatto e la volpe, molto, ecco,
Questo è uno spagnolo che si chiama Ramon Pla. Sembra che non lo vogliamo abbandonare, Pinocchio, deve restare sempre... Beh, il fatto che continuino anche i giovani illustratori a illustrarlo tutto, perché la mia scelta è stata quella di lasciare da parte quelli che avevano dedicato un'unica immagine o poche immagini, quindi ho scelto le edizioni illustrate che mi sembravano più belle, più interessanti, perché ce ne sono tantissime, io anche degli italiani, alcuni ne ho lasciati da parte, cioè mi sono un po' fidata del mio gusto avendone visto tante. Sì, hai ragione che piace agli adulti, ma può piacere anche ai bambini. I bambini di oggi... Bene. Mi ho offerto la Silvia per... Allora, grazie a Rossana che ci ha riaperto questo mondo di Pinocchio, che comunque è per tutti noi è stato un ambito, in un ambito educativo molto importante. Grazie e buonasera.